Salve ragazzi e bentornati a Video Game News, la rubrica di Every Eye che vi terrà costantemente aggiornati in merito alle novità più interessanti del mondo videoludico. Iniziamo l'edizione di oggi parlandovi di Titanfall. Respawn Entertainment, infatti, ha svelato di recente il primo DLC del gioco, chiamato Expedition. Questo interessante contenuto includerà tre nuove mappe, Runoff, Swampland e War Games, al costo di $9.99 e sarà pubblicato il prossimo 3 maggio. Ricordiamo inoltre che il team di sviluppo ha previsto un Season Pass che permetterà agli appassionati di accedere a tutte le espansioni previste pagando il prezzo di $24.99. Il PAX East di Boston è stato senza dubbio teatro di moltissimi annunci interessanti per quanto riguarda il mondo dei videogames. Uno dei progetti più curiosi ed intriganti ad essere svelati alla fiera è stato Project Totem. Si tratta dell'ultimo titolo della software house Press Play destinato a Xbox One e Xbox 360 ed uscirà entro la fine di quest'anno. Il titolo è un puzzle platform in cui l'obiettivo dell'utente sarà quello di riuscire a portare alla fine di ogni livello due parti di un totem, controllandole contemporaneamente con la stessa identica levetta analogica. Non manca ovviamente una realistica gestione della fisica con la presenza di ostacoli naturali come superfici ghiacciate o zone infuocate molto pericolose. Capybara Games ha annunciato che mira a pubblicare il suo interessante Super Time Force su Xbox One e Xbox 360 fra il mese di maggio e quello di giugno. Il talentuoso studio indie, tuttavia, ha dichiarato che la data d'uscita dipenderà dai tempi di certificazione di Microsoft, che comunque non dovrebbero risultare particolarmente estesi. La procedura in questione, infatti, è più complessa nei giochi che includono un comparto multiplayer, ma per fortuna non è questo il caso. Il titolo è uno shooter bidimensionale che ci permetterà di riavvolgere il tempo di ciascun livello ed utilizzare i molti protagonisti per sfruttare i paradossi temporali. Si ritorna a parlare anche del misterioso Assassin's Creed Comet, il rumoreggiato capitolo della serie destinato alle console di vecchia generazione. Jade Raymond di Ubisoft ha infatti rivelato che il team sta collaborando con un gruppo di storici per ricostruire accuratamente le ambientazioni dell'antica Roma, senza però svelare altri dettagli e non citando direttamente nessun gioco del franchise. Pensandoci bene, il termine Comet potrebbe riferirsi alla famosa cometa di passaggio sulla Terra proprio al momento della morte di Giulio Cesare. Ovviamente queste sono soltanto teorie e indiscrezioni e preferiamo aspettare notizie ufficiali da parte della casa francese. Novità anche per Holly Holly, il gioco Roll 7 uscirà finalmente su PlayStation 4, PlayStation 3, PC e Mac, dopo aver esordito su PlayStation Vita. La data d'uscita fissata per queste altre versioni è il 22 luglio. Il titolo verrà rilasciato prima su computer, mentre gli utenti PlayStation dovranno probabilmente attendere il consueto aggiornamento settimanale dello store di Sony, che avverrà il giorno successivo. Lars Blond, responsabile di un team che cura le animazioni di alcuni titoli Ubisoft, ha di recente confermato che la versione PlayStation 4 di Watch Dogs girerà a 1080p nativi. Parlando della versione Xbox One, invece, lo sviluppatore ha dichiarato che la compagnia sta sfruttando tutte le risorse della console Microsoft per realizzare il miglior prodotto possibile, ma non si è comunque sbottonato in merito alla risoluzione. Niente paura comunque, perché Blond ha tenuto a specificare che il gameplay non subirà nessun tipo di variazione fra le piattaforme. Anche gli utenti che non possiedono una console di nuova generazione o un PC performante non avranno di che preoccuparsi, in quanto saranno in grado di vivere la medesima esperienza anche su piattaforme old gen. E chiudiamo l'edizione di oggi con i nostri consueti top e flop. Il top di questa settimana lo assegniamo a Below. L'ultimo gioco dei Capybara Games è stato svelato l'anno scorso durante la conferenza di Microsoft alle 3 come un'esclusiva Xbox One, ma lo studio indie ha confermato il suo arrivo anche su personal computer, ovviamente su Steam. Si tratta senza dubbio di un'ottima notizia, in quanto che gli utenti PC saranno in grado di giocare all'ispiratissimo action adventure che ha incuriosito e rapito la platea della Kermesse Los Angelina.
Il flop di questa settimana non possiamo che assegnarlo a Drive Club. La software house Evolution Studio ha infatti confermato la presenza di microtransazioni all'interno del gioco, concretizzando quella che possiamo definire come una delle manovre economiche più odiate da parte dell'utenza. La compagnia inoltre ha confermato che il gioco uscirà certamente nel 2014, ma che al momento, purtroppo, non è possibile avere ulteriori dettagli. Il rilascio originario era previsto per il lancio della console Sony e tuttavia il gioco è stato rimandato più e più volte. Gli utenti sono un po' preoccupati e noi speriamo invece che Drive Club possa rivelarsi una solidissima esperienza che possa arricchire la lineup di PlayStation 4. Con questo è tutto, vi salutiamo anche per questa edizione e con Video Games News ci vediamo come sempre il giovedì. Ciao!